Possiamo dire che nel 2023 oggi l'innovazione si basa fortemente sulla ricerca fondamentale, quindi l'illusione che si possa finanziare o sostenere soltanto il trasferimento tecnologico senza andare alla base dello sviluppo della conoscenza è finita e il CNR nel suo piano di rilancio che sarà presentato entro il 30 giugno di quest'anno fonda proprio la sua missione in un ripensamento, rilancio e anche sostegno alla ricerca fondamentale. Per fare ricerca fondamentale servono le persone, quindi attrarre talenti, serve anche tenere i talenti e quindi promuovere e dare occasione di migliorare se stessi, di guadagnare di più, di avere giustamente anche un ritorno rispetto a tutto quello che fanno proprio come incentivazione e serve anche la mobilità dei cervelli, quindi favorire anche la traslazione pubblico-privato delle competenze e delle idee, perché poi le idee camminano sulle persone, quindi non soltanto sui brevetti e sugli articoli scientifici. E quindi questo meeting è molto importante oggi perché mette insieme pubblico e privato e credo che come sempre durante le crisi noi ne usciremo soltanto con una forte alleanza pubblico-privato, quindi mondo pubblico, mondo non profit e mondo privato per riuscire a fare davvero quello che deve essere fatto in questo momento, ripensare ai nostri meccanismi, semplificarli, avere degli obiettivi chiari e concreti come la transizione verde e la trasformazione digitale, ma anche la sostenibilità del nostro pianeta.